Hello girls, buongiorno. Non abbiate paura, vengo in pace. Non sono un mostro che viene a divorare, tipo quello di Stranger Things. Ok, no, smettiamo di dire stronzate. Questo è un real get ready with me alle 8 del mattino, perché sto accompagnando Emma a scuola e quindi vi faccio vedere cosa faccio io la mattina per rendere presentabile. Questi sono dei capelli di merda. L'abbronzatura se ne sta venendo via. Sto passando un'acqua micellare. Già avevo lavato il viso, però l'ho lavato stamattina tipo alle 5 e mezzo, quindi passerò l'acqua micellare. Ho i baffi. Un cicinin. Aspettate, ma che brutta bella la mia mano. Con la mia delicatezza solita. Passo l'acqua micellare, poi metto la crema. Però la sto usando questa che ho preso al DM. Al DM, no, io non abito in Germania, all'MD, un discount abbastanza conosciuto ed è costata 4 euro. Devo dire che allora è anti-rughe, ragazzi. Io rughe non ne ho, quindi non è che io lo metto in via preventiva, ragazzi. A 16 anni si possono avere le rughe, no, ne ho il doppio. E quindi sto usando questa perché un giorno volevo prendere quella del Lidl, ma l'ho dimenticato. Poi sono andata a mare e a Marina di Ragusa io vado sempre all'MD perché è proprio vicino alla spiaggia e quindi ho detto ok, mi prendo l'MD, mi prendo quella di MD. Allora, siccome metto la crema, il contorno occhi che uso è questo di Avon, che ha una parte contorno occhi e l'altra parte è tipo un balsamo illuminante. Qua sta facendo un caldo del... voi manco ve lo immaginate. E quindi non farò niente di... A prescindere che è tardi, mi devo sbrigare perché ancora devo fare il letto. Io prima di uscire la mattina cerco di lasciare almeno... Se ho voglia... No, voglia. Se ho, come si dice in Sicilia, una lavalia, cioè se ho la forza mentale e fisica... La fisica ce l'ho, mentale. Non è correttore, è un balsamo tipo illuminante, ma non illumina un cazzo di niente perché l'abbronzatura che era color occhiaia se ne sta andando, quindi le occhiaie, ciao. Allora, quello che faccio io mentre la crema si assorbe, do una sistemata alle sopracciglia. Ah, e stavo dicendo io la mattina prima di andare, io esco di casa alle 8:30, mi alzo verso le... Non mi alzo tutti i giorni allo stesso orario, a volte mi alzo alle 5 e mezza, a volte alle 4 e mezza, a volte alle 6 e mezza, a volte alle 7:10. Quindi sì. E quindi tipo mettiamo che io mi sono alzata alle 7, mi si sì, alzata alle 7, quello che faccio è andare in bagno, lavarmi, togliere un po' di macelli in cucina, tipo qualche giocattolo di mai rimasto perché le sto insegnando a posare tutto. Se non posa non può prendere altri giochi. A volte funziona, a volte no, ma ricordiamoci che Emma ha 3 anni e io sinceramente non ho cominciato a posare la roba fino tipo ai 5 anni, dice mia madre, che mia madre minacciava di buttarmi tutto nella spazzatura. Quello funziona se gli dico guarda che butto tutto nella spazzatura. No, non funziona questo qua. Ok. No, quale funziona? Allora, sopracciglia fatte mentre sta... Allora, quello che faccio io è con questa palette, io faccio tutto. Quindi faccio la parte dell'highlighter, lo metto sulla palpebra mobile, con questo pennello così. Praticamente faccio un all over e poi farò tipo una specie di piega dell'occhio con il coso del contouring. Tanto perché non voglio avere l'occhio bianco, ce l'ho bianco tutto di un colore, almeno per dare un po' di profondità, anche se io non toglierò gli occhiali da sola, ecco. Questo lo metto di lato perché mi serve. Intanto, allora, intanto cosa faccio? Mentre che metto questo stick, non esiste più Davone, è tipo un correttore. Cosa faccio? Lo metto solo sul mento perché ho 4.000 disgrazie sul rosso, quindi lo metto sul mento così, tipo cerco di coprire tutti questi puntini che ho e lo lascio stare perché questa è l'unica cosa che io metto in viso insieme al blush.
Tipo quella cosa del contouring là, quel marroncino, io lo metto un po' dappertutto per darmi tipo un colorito, tipo omogeneo. Allora, cosa faccio nel frattempo? Così mentre riscalda col calore del corpo ed è più facile fare il blending. Poi cosa faccio? Prendo l'eyeliner o la matita, oggi ho acchiappato l'eyeliner, questo è sempre di Avon, è un eyeliner però ha la punta come il pennarello perché io non sono capace di mettere l'eyeliner né con la punta molla né con la punta rigida, quindi io metto queste e faccio tipo soltanto dove ci sono, non soltanto dove ci sono, tipo soltanto il, mi viene in inglese, poi mi prendete per il culo, comunque la cosa delle ciglia, come l'attaccatura delle ciglia, ecco. In religioso silenzio. Sta finendo sto motherfucker. Ah, mi fa tipo la lineetta, penso che stia finendo. Motherfucker, sta finendo. Non mi lascio ora a piedi ora. Almeno fammi finire. No, no, proprio non ne sto uscendo più. Mi sto scartavetrando l'occhio, ma fa. Ok, ci riposo la matita. Sempre Avon, sempre quell'autotemperante, sempre lei, sempre nera, sempre tutto. Cioè, sono 10 anni che parlo di queste matite. Se vado proprio di fretta, questo passaggio io lo salto. Ok. Quindi dicevo, io prima di uscire la mattina, cerco di lasciare almeno spazzato. Io ho tantissimo, tantissimo. Ho tante stanze, quindi io preferisco tipo spazzare bagno e cucina, che è quelli dove stiamo di più. Almeno spazzare bagno e cucina, almeno lasciare una lavatrice che si avvia e un'altra stesa. Perché io a volte ne faccio due al giorno, a volte non ne faccio manco una per 3 giorni perché non si accumulano abbastanza asciugamani, ho abbastanza vestiti del lavoro di Sebi, ho abbastanza cose mie di Emma. Che io ormai, ve l'ho detto, l'epoca della delicatezza è finita e quindi lavo i miei e quelli di Emma con il lavaggio delicato e il sapone dei delicati e via. Allora, vi volevo far vedere questo mascara che è molto carino, è di ASOS. Non gli davo una lira, una volta l'ho comprato perché mi piaceva il packaging mentre facevo l'ordine. E ha lo scovolino quello in silicone che non mi piace tantissimo, però devo dire che da quando si è addensato un po' mi piace. Perciò io per fare le ciglia piene uso le Love Extreme che sta morendo perché ce l'ho da 1000 anni. Sì, sei una zozza. Ah no, scusate di qua. Quindi faccio 3 passate, faccio 2 di quello ASOS e una di questa qua. E mi diventano delle cigliozza perché ce le ho belle lunghe, ma non ce le ho piene, 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 belle a ventaglio, effetto ciglia finte. Vorrei fare le extension alle ciglia, ma nel mio paese non le fanno. E sinceramente, andare a Catania a spendere 200 euro non è. Ah, ma poi non ce l'ho il tempo di andare a Catania. Ok. Ok, ora faccio asciugare questa pasta da pure e passo al viso e poi darò un ultimo colpo di quello ASOS. Ora do un colpo con questo pennello che fa tutto. È un Real Techniques che mi ha portato la mia amica Annalisa dall'America. E quindi faccio guance. Un po' nel naso. Non fate caso allo faccio che faccio, così, poi do una pulita tipo sul polso e vado con quello contouring e faccio. Qua in mezzo che non ho capito mai perché qua io non ce l'ho mai dello stesso colore della fronte e quindi cerco di renderlo tutto un colore. E poi vado qua sul mascellone e infine qui.
quindi vedete, e scompare. E ho nascosto le disgrazie a modo mio. Poi magari chi mi vede alla luce del sole, perché davanti alla scuola siamo alla luce del sole, sembra un mascherone. No, ma no, 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 mascherone no. E questa è la mia faccia di merda alle 8 del mattino. A volte metto un rosso rosso, a volte fucsia, a volte nude. Oggi mi sento di metterlo questo Misty Mocha, che è il colore delle mie labbra. Quindi, vedete? È come se non ho messo quasi niente. Ora do un'altra passata di mascara. Che bello il mio braccio, lo so che voi lo amate, lo aspettate in ogni video. Ma mi guarda ammaliata quando mi metto il mascara, perché faccio tipo facce improponibili. Ok, quindi questa è la mia faccia. Ora bisogna sistemare i capelli. Aspettate che poso con le tre cose in croce che ho usato. Questo è per darmi un tono, perché non perché io interessa più di tanto. Io non so nemmeno come mi sto vestendo, mi serve un elastico. Ok, me ne frego uno di Emma, che però è nuovo e non l'ho ancora. Ok, l'ho staccato. Molto sobrio. Che stavo dicendo? Non perché ci sono delle mamme super tiratissime, ma io non faccio parte di quella categoria, non me ne può fare di meno. Se ho da andare senza trucco, solo con gli occhiali da sole, stile mia madre, che mi accompagnava in pigiama in macchina, però, che mi accompagnava in pigiama con gli occhiali da sole, tipo mascherina e con la disperazione tipo a 3000, lo faccio, non è che quello è il problema. Però, siccome io di solito poi vado a prendermi un caffè o vado a sbrigare delle cose o devo lavorare, quindi lavorare sarebbe fare ceretto oppure fare lezioni di inglese a qualcuno, no, forse mi... Ma effettivamente sarebbero anche accettabili così, non li voglio legare, che poi rimangono... Vabbè. Tanto lo stesso pensano che è una mamma che sembra Loredana Bertè. No, no, non me ne può fare di me, non me li lascio così. E quindi sì, non mi interessa più di tanto. Sì, al solito, sempre il solito vestito, ragazzi, io lo amo per stare a casa, quindi lo lavo in 3 secondi, asciuga. Quindi questa è la faccia che ho io di solito quando accompagno Emma, però gli occhiali da sole. Basta, quindi io vado così, cerco di lasciare tutto così sistemato. Emma già è vestita, gli devo soltanto mettere un fermaglio nei capelli per fermare, ecco, questa cosa che ha anche lei. Solo che lei non ce l'ha ricci, lei ce l'ha lisci sopra e boccolini sotto. Ma ora andremo a tagliarci un po' i capelli e lei, perché quelli sono ancora i capelli della nascita. Non perché qua si usa non tagliarli sotto l'anno, ma è soltanto perché li ha avuti corti fino a settembre dell'anno scorso, non gli arrivavano qua. Poi gli sono diventati lunghissimi, bagnati, le toccano il culetto. E poi ce li ha belli a punta, tutti... Cioè, sembrano apposta tagliati bene. Però si imbrogliano perché sono sottili, sottili. Quindi anche se io metto spray, sciogli i nodi, gli metto lo Splendor come balsamo, si imbrogliano facilmente. Quindi volevo fargli tagliare le punte quando vado io a farmi sistemare il taglio, perché me lo voglio fare sistemare. E quindi la porterò con me, tanto la parrucchiera è la mamma di un'amichetta sua, lei la conosce, quindi non dovrebbero esserci problemi. Emma ha tagliato soltanto una volta il ciuffo, ma era così piccola, aveva tipo meno di un anno, e avevo sto ciuffo lungo, aveva i capelli corti, sto ciuffo lunghissimo, e sembrava ridicola, non c'era come tenerlo fermo. E quindi quello, ma è stata tipo buona, ferma, ora non lo so, ora che ha 3 anni io non ho idea se tipo prende la forbice e uccide tutti come la bambola assassina. I have no clue se lo farò o no. Vi farò sapere, penso di andarci la settimana prossima. E basta, e quindi io vi saluto con la mia faccia umana. Ve l'avevo detto che non vi avrei mangiato, vi saluto e al solito giù mettetemi... Cosa fate voi la mattina? Se accompagnate i figli a scuola o se prima di andare a lavorare, come vi rendete presentabili? Parliamone giù, che cosa fate voi per rendervi umani, per non spaventare i figli delle persone, spaventare i clienti o spaventare i datori di lavoro, whatever. Eccolo qua, sto vedendo cosa.
E poi fatemi sapere tipo cosa usate, parliamo giù. E se volete lasciarmi qualche idea di video, al solito, bella l'asciugamano. Bello i vestiti qua sopra. Vabbè, scappo perché è tardissimo. Bye girls!